Siamo in diretta, eh? C'è in gioco la credibilità. Siamo in diretta. Siamo a Pian dei Mucini per festeggiare il nostro evento annuale Eroe del Day, che però quest'anno ha un'importanza particolare. Sono passati 25 anni da quando abbiamo iniziato questa avventura con la costituzione dello studio italiano. Siamo convinti che il segreto del nostro successo e quello che ci ha portato fin qua ancora uniti, il nucleo iniziale dei fondatori, ancora tutto qua, sono dei valori importanti che hanno fatto la differenza. Tutto cambia, cambiano le persone, cambia il contesto, però quei valori devono rimanere saldi, perché sono la garanzia del futuro del nostro studio. E per questo motivo abbiamo ritenuto importante individuarli, sostanziarli, per poterli trasmettere, per poter far sì che quello che ci ha condotto fin qua possa essere la base solida e potente per la crescita futura. Questo panorama è un privilegio. Consapevoli di questo, vi invitiamo a prendervi il tempo di tre respiri, ma di tre respiri veri, cercando apertura, visione. La tua parola. La mia parola? Tra tutte le parole, la tua. Ma forse rispetto e umiltà. Essere umili ti fa crescere. E questo è quello che mi ha dato, mi dà, diciamo, la famiglia Röder. Hans, chiudi tu. Ma io chiuderei con un saluto di gruppo. Eccoci qua, salutate. Giovanni, la barchetta perché? Perché è un viaggio. Un viaggio per mare. Da questo gruppo è emerso in realtà che su ogni parola si potrebbe stare a lungo e che tutte le parole sono tra di loro intersecate. La tua parola qual è? Errore. È un po' il motore dell'innovazione, del cambiamento, della crescita ed è intrinseca proprio quello che l'imprenditore fa. L'hai già vissuto il momento dell'errore? Certo. Partito tutto da un'email molto molto forte che arrivava dalla casa madre. Sul momento ricevere una mail del genere alle 7 di sera prima di andare a casa un venerdì è stato impegnativo, e capire nel weekend come gestire. Il lunedì abbiamo risposto e la risposta del cliente è stata inaspettatamente invece appunto molto più accomodante. Forse era anche un test. Viaggio, perché viaggio? Viaggio perché è tutto un viaggio che facciamo tutti insieme, il percorso della crescita. Poi che sono con tanti concetti e tanti valori. Grazie perché? Grazie per l'esperienza, innanzitutto, grazie per la condivisione, grazie per essere stati onesti, no? In quello che si viene a dire. Ogni fiume nasce da fonte, entra nel Giordano per formare poi il bacino delle finanze e su ogni riva nasce una margherita. Ciao Carmelo, piacere. Margherita, la tua parola? E emozioni, perché nella vita serve essere, sapersi emozionare per quello che si fa anche sul lavoro, capire le soddisfazioni, capire i momenti, come dire, un po' più di difficoltà, di ansia, di gestione dell'errore, di gestione del team, quindi emozioni mie, emozioni delle persone che mi stanno intorno. Emozione. Anche tua emozione. Cerco di trasmettere l'entusiasmo, anche di riuscire ad essere io a andare avanti grazie all'entusiasmo che un giovane che si appresta alla professione è in grado di trasmettere.
E lui quello che adesso allora cioè, Sprechen nur Deutsch. Presentaci i tuoi mariti. Noi ci conosciamo, giusto? Sì, ciao. Presentaci ciao. I tuoi mariti. Vi ricordate della mia intervista che ho detto il Mondorò dell'umanità? Allora, l'umanità e l'amore, il padre dei miei figli. Che figura è un marito professionale? Il guru è un punto di riferimento. Avevo 22 anni quando lui mi ha presa nel suo studio. In realtà sono un padre. Lui mi ha preso a 40 anni. La competizione nel mondo del lavoro, se è una competizione sana, non crea nessun pregiudizio a quella che può essere un'amicizia, anche un'amicizia profonda. Tu ce l'hai un amico in Redel? Io ne ho tanti di amici in Redel. Quando mi capita di parlare con qualcuno che è appena entrato in ufficio da noi, così la prima cosa che gli dico è: l'importante è che se ti accorgi che hai sbagliato lo dici. Prima lo dici, meno costa il rimedio. E quindi la prima cosa è l'umiltà e riconoscere gli errori. Adesso uscite, avete un tempo per recuperare un ricordo legato ad una di queste parole, un ricordo che vi chiedo di recuperare in modo dettagliato e vivido, per poi condividerlo con il resto del vostro gruppo. Il ricordo è della crescita. La crescita professionale, ma anche umana, mia, ma soprattutto dei miei collaboratori. Così come uno magari nella vita professionale ci mette la grinta, prendo spesso anche l'esempio del calcio, abbiamo dei ragazzi che giocano anche a calcio, nel calcio ci mettono la grinta e devono mettercela anche nella vita professionale. Non è un ricordo, è proprio genetica, l'amore per le sfide, e questa è la cosa più profonda, nel senso che tira fuori una parte di me, risolvere i problemi, affrontarli. Vincere è una soddisfazione molto particolare, soprattutto le cause date per perse. Queste giornate da noi generano sempre tanta energia e si torna poi a lavorare in studio con un sorriso in più. Secondo me oggi è il vero Redel Day, il vero momento della festa. Io lo faccio volentieri più per loro, per quelli che arriveranno oggi, che non per me, per noi che abbiamo maggiori momenti rispetto a tutti gli altri di ritrovarci e comunque di trovare dei momenti di convivialità. Io sono curioso della mia performance a basket perché non gioco da 20 anni. Tanti giovani arrivati, cosa ci richiama? Richiama innanzitutto me stesso 23 anni fa, ma devo dire che l'incontro che mi ha veramente impressionato positivamente fu l'incontro con il fondatore del nostro studio, cioè con Ben Redel, e fu un incontro veramente ammagliante. Quello che mi impressionò di questo grandissimo professionista fu la capacità di coinvolgere tutti i professionisti, anche i più giovani, in un progetto in cui tutti si sentivano protagonisti. Quindi lui aveva la grande capacità di valorizzare chiunque, di dare tanto spazio, ascoltare. Devo dire che qui c'è un entusiasmo pazzesco. Il merito non è suo, ecco. Ma infatti lei, vediamo se mi ricordo la parola tua di ieri, che poi ci siamo fatti due chiacchiere. La grazie. Grazie. Grazie a chi lo diciamo adesso. Grazie lo diciamo a loro. La prima cosa che ho imparato, secondo me, a sfidarmi. La cosa positiva è questa, cioè riuscire comunque a scambiare delle chiacchiere con tutti quanti gli altri che spesso magari per motivi di lavoro non...
vengono messe e quindi diciamo che queste occasioni sono belle anche per questo. Delle parole che loro hanno in qualche modo selezionato, qual è quella che hai sentito tua? Direi crescita, soprattutto crescita, perché è quello che mi è successo nello studio. Io sono entrato come praticante. Sia etica e sia internazionalità. Beh, etica per il mio capo, che tra l'altro era sul palco, Anna Maria, che più che capo la definisco una leader e quindi mi sta trasmettendo questo valore tutti i giorni. Mi ha impressionato molto il discorso di Ansi sulla crescita, proprio perché io sono entrata che ero associate e nel giro di 4 anni ho comunque fatto 2 step di crescita, sono diventata prima senior associate e poi manager. E ho ascoltato parecchie cose interessanti, però soprattutto riguardante le sfide che si deve affrontare e che si può fare errori e che con gli errori si impara. Non basta la competenza, l'essere bravi, perché quello ovviamente si dà per scontato, ma anche la passione per il proprio lavoro, il credere e avere fiducia negli altri che ti possono aiutare nel percorso di crescita. Questo è il momento, in un certo senso, culminante di un lavoro che abbiamo fatto negli ultimi 2 giorni. Queste 6 parole sono la base sulla quale noi vogliamo costruire il futuro di questo studio e sono il messaggio che noi vogliamo dare a tutti quanti voi e in particolar modo ai più giovani dello studio, forti anche delle testimonianze che spero possano aver aggiunto qualcosa a queste parole in termini di contenuto. Quello che noi vogliamo è creare insieme le basi del futuro, ma lasciando che siate anche voi con la vostra energia, col vostro entusiasmo, con le vostre speranze, con le vostre aspettative, a dirci che cosa possiamo fare tutti insieme. Sei parole. Innovazione, crescita, internazionalità, trasformazione, etica, imprenditorialità.